Oggi è il giorno della memoria che ricorda le vittime della Shoah. A Catania una scuola viene cointitolata a Carmelo Salanitro, professore pacifista che si rifiutò di iscriversi al partito fascista, morì nel campo di Mauthausen. Eleonora Mastromarino. Noi siamo liberi di dire ciò che vogliamo e lo dobbiamo a personaggi come il professore Salanitro. Unico docente del liceo Cutelli di Catania che rifiutò di iscriversi al partito fascista, fu arrestato perché distribuiva volantini pacifisti e antifascisti ai suoi studenti. Carmelo Salanitro educava al libero pensiero e non ha mai rinunciato al suo, neanche nel campo di sterminio nazista di Mauthausen, dove è stato ucciso. Ora, proprio quel liceo sarà intitolato anche a lui. Il liceo classico Mario Cutelli di Catania è cointitolato al professore Carmelo Salanitro. Non era un prigioniero di guerra, non era un ebreo, era un pacifista e la sua storia deve insegnare qualcosa ai nostri giovani. E intitolarla a questo professore significa dare questo messaggio ai ragazzi anche per il futuro. Chiunque entrerà in questa scuola dovrà ricordarsi chi era Carmelo Salanitro. Cattolico, iscritto al Partito Popolare, fu condannato a 18 anni e dopo l'8 settembre del 43 consegnato alle autorità naziste perché rinunciò alla grazia. Non volle essere graziato perché non riteneva di avere nessuna colpa, desiderava soltanto che ritornasse la democrazia in Italia, che ciascuno potesse liberamente esprimere il suo pensiero. Ucciso a Mauthausen dopo anni di indicibili violenze, fermo nel suo pensiero, ribadito anche in una lettera alla madre, letta oggi durante la cerimonia di intitolazione. L'inerzia, scriveva, è peggio della morte. È importante comunque ricordare ciò che è avvenuto ed è sicuramente importante continuare a commemorare. E parliamo ancora del